Tutti bentornati in un nuovo video. Allora, mi servivano alcune cose di cartoleria e sono andata insomma un po' ad acquistarle, non sapendo però che ne sarebbe venuto fuori un video, perché ho comprato alcune cose insomma che avevo finito e quindi le ho comprate. Allora, vi mostro quindi video cartoleria utile, vi mostro, iniziamo dai quaderni. Mi servivano abbastanza urgentemente dei quaderni a righi e ho trovato questi a 50 centesimi a quaderno. Dico 50 centesimi perché sono dei quaderni cartonati, una carta buonissima, se non sbaglio 90 grammi, sì, sono Made in Italy e la marca è questa qui, BM. Ops, ho fatto un rumoraccio, ho battuto con la costa. Non è la prima volta che li uso, però appunto so insomma un po' come sono. Tra l'altro la carta è molto chiara e soprattutto le righe sono chiare, quindi non sono troppo scure. A me dà un po' fastidio perché poi si vedono solo troppo le righe secondo me, e quindi insomma non mi piacciono tanto quelli con le righe troppo scure. Questa è una carta veramente ottima, ne ho presi due a 50 centesimi, guardate che belle immagini col faro, insomma, quaderni naturalistici. Quindi due quaderni, copertina rigida, cartonata, 50 centesimi a pezzo, è un buonissimo prezzo, e ne ho presi solo due, purtroppo perché c'erano solo due di questo tipo, e altrimenti ne avrei presi anche di più. Poi ho comprato questo quadernone a righe, no, questo è a quadretti, anche questo ha i quadretti chiari, la marca, non so, questa qui credo, mi piace molto questo dettaglio qui con questo logo, cosa c'è scritto? Colore e colori, questa specie di etichetta con un colore diverso, insomma blu, ci sta bene insieme. Questi l'ho pagato, questo qui in particolare l'ho pagato 2,50 euro. Però non costa molto rispetto ad altri, perché questo tipo di quaderno qui, così, che è un po' più grande in realtà di un formato A4, un po' un centimetro più largo, costano abbastanza, li ho visti anche 5 euro, solo questo qui, proprio questo qui, questo formato qui a 5 euro, insomma è un po' un'esagerazione, quindi a 2,50 euro l'ho preso subito, perché appunto così mi serviva soprattutto così a quadretti però questa volta. Poi ho acquistato, rimaniamo in tema di quaderni, ho acquistato questo piccolino qui, proprio minuscolo, questo non so che formato sia, in centimetri, non è un formato standard, della Pigna, così a quadretti per tenere nota di alcune cose, mi serviva proprio così piccolo, quindi l'ho preso, questo 50 centesimi, qualcosa di meno, e niente, eccolo qua. Poi ho preso queste buste qui, mi servivano delle buste e non ne avevo più, perché ogni tanto compro i pacchi, durante gli anni li finisco e quindi insomma ho ricomprato un pacco intero, perché mi servivano queste buste grandi, questo formato qui, eccolo qui, a 90 grammi la carta, buona deve essere, e buste con chiusura autoadesiva, tra l'altro si tira la linguetta e non si lecca la parte adesiva, quindi sono un po' meglio diciamo. Blasetti, eccole qui, sono 25 buste, 1,30 euro. Poi infine, sì lo so, io sono, oh scusate, sto muovendo un sacco in questo video, io sono per le stilo, infatti uso le stilo grafiche prevalentemente, però ogni tanto le penne a biro la uso, perché appunto scrive proprio dappertutto e quindi me ne porto sempre in giro un paio. Ho preso queste qui Corvina, che non è la prima volta che le uso, sarà la seconda o la terza, però perché appunto l'ho scoperta in realtà non proprio da pochissimo, però in realtà so che è una marca che esiste da molti anni e quindi niente, insomma sono tipo le Bic in sostanza, hanno il tappo diverso, in realtà sì, sono un po' diverse, però le Bic in realtà sono più scorrevoli, quindi per comodità sono un po' meglio le Bic, però di queste mi piace l'inchiostro, che è molto più denso, sì è più denso, però è più colorato, ecco, più intenso il colore, quindi mi piace molto di più questo, si vede, ecco, il Bic a volte insomma è un colore un po' sbiadito, soprattutto quelle magari coltate da 1 mm, non mi piacciono tanto usarle, quindi se devo usare preferisco usare queste, anche se fra penna sfera, anche se la mia preferenza rimane alle stilo. Queste 4 penne, 1 euro. Niente, questo è tutto, questo piccolo bottino cartoleria utile, anche se
appunto non c'è niente di speciale, però magari vi fa piacere vederlo. E ciao a tutti!